Ciao a tutti, bentornati nel mio canale e benvenuti a nuovi iscritti. In questo video vi faccio vedere come realizzare questa mattonella. È davvero molto molto semplice, molto primaverile direi. Io l'ho realizzata ovviamente con l'acrilico, però tranquillamente la potete fare anche con il cotone. Ovviamente tenete presente che con il cotone chiaramente sarà più piccola. La vedo molto carina per realizzare appunto una coperta, che sia estiva o che sia invernale, magari con i fiori realizzati, magari non tutti con il rosso, magari con qualche altro colore, quindi tanti fiorellini colorati. Poi sta a voi utilizzarla come meglio credete. E nulla, il tutorial è molto facile, si realizza veramente in pochissimo tempo, come vedrete appunto è facilissimo. E nulla, se questa mattonella vi piace lasciate un pollice in su e se vi va iscrivetevi al canale. E nulla, io vi saluto e vi lascio al tutorial. Allora, l'occorrente per realizzare questa mattonella, io sto utilizzando tre acrilici di tre colori diversi, quindi rosso, giallo e bianco, ago da lana, forbici e semplicemente un uncinetto non da 3 mm. Eccolo qui. Quindi cominciamo subito. Cominciamo a lavorare con il filato giallo, con cui andiamo a fare un anello magico, molto semplicemente. A cui aggiungiamo due catenelle, quindi queste tre catenelle ci sostituiscono la nostra prima maglia alta. Adesso all'interno dell'anello magico andiamo a fare altre 7 maglie alte, quindi vado con la prima, con la seconda e continuo così fino a 7, che aggiunte alle tre, in aggiunta alle 3 catenelle fanno un totale di 8 maglie alte nel cerchio magico. Fatte le 7 maglie alte più appunto le 3 catenelle, tiro il filo dell'anello magico e lo stringo. A questo punto vado a chiudere il mio cerchietto nella terza delle 3 catenelle che ho fatto all'inizio, quindi punto nella terza con l'uncinetto, ecco qui, e faccio una maglia bassissima così da formare appunto un cerchietto. Tiro questo filo e lo vado a tagliare, lo infilo nell'ago da lana, il filo che ho tagliato, passo tra i punti e quindi vado a nascondere il mio filo all'interno del lavoro, quindi lo taglio definitivamente. Chiaramente andremo poi a nascondere anche questo dell'anello magico. Ho ottenuto il nostro cerchietto giallo, lo mettiamo un attimino qui. Prendiamo il filato rosso con cui andiamo a fare un semplice cappio o nudo, come volete chiamarlo, è la stessa cosa. Ci dobbiamo quindi agganciare con il rosso. Allora, entriamo in un punto qualsiasi, uno dei punti che abbiamo realizzato, una delle maglie alte. Ci agganciamo facendo, vedete, una maglia bassa, a cui andiamo ad aggiungere 2 catenelle. Eccoci qui. Una volta aggiunte queste 2 catenelle, nello stesso punto andiamo a fare altre 2 maglie alte. Quindi una e due, sempre nello stesso punto. Quindi è come se avessimo fatto appunto 3 maglie alte all'interno dello stesso punto. Facciamo 2 catenelle di separazione e passiamo al punto successivo, quindi prossimo punto, aspettate che allargo un po' il lavoro così ve lo faccio vedere. Vedete, qui ci sono i punti che noi abbiamo realizzato. Vado nel prossimo punto e faccio sempre 3 maglie alte tutte nello stesso punto, quindi una, aspettate che, 2 e 3 nello stesso punto, sempre 2 catenelle di separazione, passo al prossimo punto e faccio la stessa cosa, quindi una maglia alta, una seconda maglia alta nello stesso punto e una terza maglia alta nello stesso punto. 2 catenelle di separazione, dobbiamo ripetere questo per tutto il giro, in ogni punto quindi 3 maglie alte separati da 2 catenelle, così per tutto il giro. Alla fine del giro ho fatto le mie ultime 2 catenelle di separazione, come sempre punto nella terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio, se riesco ad entrare per bene,
ecco qui, e faccio quindi una maglia bassissima. Tiro il filo e semplicemente lo taglio. Anche in questo caso lo inserisco nell'ago e vado quindi a passare tra i punti per nasconderlo all'interno del lavoro. Chiaramente vado a nascondere anche questo qui iniziale, quindi vado un attimino a passare tra i punti e li nascondo. Una volta quindi nascosti i fili, prendiamo il filato bianco. Adesso dobbiamo agganciarci con il bianco e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto con il filato rosso, quindi semplicemente facciamo un cappio, ecco qui, ed entriamo all'interno di uno di questi spazi. Vedete gli spazi che sono stati creati dalle due catenelle, quindi entriamo come abbiamo fatto prima, eccoci qui, entriamo, facciamo una maglia bassa più 2 catenelle. Sempre all'interno di questo spazio andiamo a fare altre 2 maglie alte, quindi una e 2, sempre nello stesso spazio. Ok, a questo punto facciamo 2 catenelle. Passiamo, sposto questo filo altrimenti ci si confonde, passiamo al prossimo spazio in cui andiamo a fare semplicemente 3 maglie alte. Quindi entro, faccio una maglia alta, entro nello stesso spazio, faccio la seconda maglia alta, stesso spazio, terza maglia alta, di nuovo 2 catenelle di separazione e passiamo al prossimo spazio in cui andiamo a realizzare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Questo sarà l'angolo, perché vedete che noi siamo partiti da una lavorazione diciamo più o meno rotonda. Dobbiamo creare una mattonella quadrata, per cui dobbiamo andare a crearci gli angoli. Quindi in questo spazio andiamo a fare la lavorazione che facciamo negli angoli, quindi 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle e di nuovo sempre nello stesso spazio altre 3 maglie alte, chiedo scusa, quindi 1, 2 e 3. Ricapitolando, in questo spazio abbiamo fatto 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Vedete, si è creato l'angolo. Facciamo 2 catenelle di separazione, passiamo al prossimo spazio in cui invece andiamo a fare solo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Aspettate, tiro un po' di filo, ecco. 2 catenelle di separazione e passiamo al prossimo punto in cui facciamo un altro angolo, quindi 3 maglie alte, 1, 2 e 3, 2 catenelle e di nuovo nello stesso spazio altre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle e continuiamo così. Ovvero, nel prossimo spazio facciamo 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione, il prossimo spazio facciamo di nuovo la lavorazione dell'angolo, ovvero 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Poi di nuovo 3 maglie alte singolarmente e poi ci vediamo alla fine del giro. Eccoci alla fine del giro. Allora, in questo punto qui ho fatto l'angolo, qui invece in quest'altro spazio ho fatto 3 maglie alte, 2 catenelle di separazione e adesso devo lavorare il mio ultimo angolo, perché vi ricordate noi siamo entrati agganciandoci con il bianco, scusate, e abbiamo fatto solo 3 maglie alte. Per terminare il nostro angolo dobbiamo fare sempre in questo spazio altre 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3 più le 2 catenelle e ci andiamo ad agganciare sulla terza delle 3 catenelle che abbiamo fatto all'inizio, facendo
una maglia bassissima. Ecco qui, quindi vedete, piano piano sta prendendo la forma di un quadrato. Adesso dobbiamo cominciare appunto il nostro ultimo giro. Iniziamo quindi l'ultimo giro facendo 3 catenelle per iniziare, 1, 2 e 3. All'interno di questo spazio, questo qui, andiamo a fare altre 2 maglie alte, quindi una e 2. Ecco, 2 catenelle di separazione. Passiamo al prossimo spazio in cui semplicemente facciamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle di separazione, prossimo spazio, altre 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. Per cui quando vi trovate degli spazi normali, nei semplici spazi sui lati, andate a fare semplicemente in ogni spazio 3 maglie alte, separate sempre con 2 catenelle. A questo punto ci ritroviamo nell'angolo, dobbiamo lavorare l'angolo, e quindi andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Questa è la lavorazione che facciamo negli angoli. Quindi faccio la prima maglia alta, la seconda e la terza, 2 catenelle di separazione e altre 3 maglie alte sempre all'interno dello stesso angolo. 1, 2, aspettate la terza, ecco qui, abbiamo rimarcato di nuovo il nostro angolo. Di nuovo 2 catenelle di separazione, facciamo un altro lato insieme così vi faccio vedere, ma è semplicissimo da come avete visto. Quindi prossimo spazio semplicemente 3 maglie alte, quindi la prima, la seconda e la terza, 2 catenelle, prossimo spazio semplicemente 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle. A questo punto dobbiamo fare la lavorazione dell'angolo, vedete? 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, per cui negli spazi che si trovano nei lati andate a fare semplicemente 3 maglie alte, negli angoli invece 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Quindi ci vediamo alla fine del giro. Eccoci qui quindi alla fine del giro, nell'ultimo spazio di un lato ho fatto 3 maglie alte, 2 catenelle, adesso mi rimane l'ultimo angolo. Come vedete, noi all'inizio abbiamo fatto già le nostre prime 3 maglie alte dell'angolo, ci restano da fare le altre 3, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, e ci agganciamo appunto nella terza delle 3 catenelle iniziali, facendo quindi una maglia bassissima. Quindi tiro il filo, lo vado a tagliare e lo nascondo. E una volta terminati i giri e quindi nascosti i fili, ecco qui il risultato finale. Spero che questa mattonella vi piaccia, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video.